Ciao, benvenuto a questo tuo video di oggi. Qui ti parlo semplicemente del concetto di essere differente, ti parlo del concetto di usare il bagaglio emozionale quando fai le cose. Quindi ti si è parlato ad esempio della musica tonale, tu non usare, para capire i ricorsi tecnici, para capire come funziona, primo grado, secondo grado, di come si modulava nel 700, di come poi è arrivato Debussy, l'impressionismo, hanno usato forme diverse di intendere la tonalità, non più dal punto di vista modulare, tensione, distensione, primo grado, tranquillo, fino al culmine, settimo, quinto grado, dominante, che serve per risolvere la tensione, con romanticismo, Wagner, estendere la tensione con l'uso della dissonanza, o Claude Debussy, con l'uso appunto di diversi, di colorare, di illustrare delle forme, tipo il vento, muove la mano in un certo modo, e queste cose qui. In pratica usa gli accordi, tipo il primo grado, sai che ti dà un senso di pace, il sesto per dire è malinconico, il terzo triste, il quarto è una sensazione di allegria profonda, il quinto allegria è un'allegria però è più superficiale, più muscolare. Tutte queste cose che ti segno, tu applichi da un punto di vista di bagaglio emozionale, tipo oggi ti sei svegliato, ti senti potente, significa, ah, ti senti bene, quindi pieno di vitalità, quindi quinto grado, sentimento muscolare, quinto grado della scala. Poi dopo ti pensi alle cose, senti un senso di profondità, quarto grado della scala, poi di pace, primo grado, e fai così, e crei le tue storie, narrando dal tuo punto di bagaglio emozionale, vedrai che scriverai composizioni molto incredibili. Era questo il consiglio di oggi. Ciao, possiamo in!